Flareon. Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mame di Titan Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo quarto episodio di questo gioco favoloso. È un gioco MMORPG basato interamente sui Pokémon per Android, quindi tutti ci possono giocare, anzi vi invito a venire a giocare sul server 23. Io sono Mame di Titan, quindi aggiungetemi tra gli amici, per l'appunto devo accettare un po' di richieste di alcuni di voi. Per esempio c'è Kevin96, che sarebbe Chubby96 su YouTube. Grazie per aver abbandonato il tuo PG a livello 45 per venire a giocare con noi. Grazie mille. Cioè, ragazzi, questi sono personaggi veramente da valutare. E poi, non mi ricordo, ragazzi, scrivetemi nei commenti i vostri nick di YouTube. Quindi voi scriverete il commento. Io sono Chuba96, per esempio. In game sono Kevin96. Così io vi inizio a riconoscere. Perché, ragazzi, quando arrivo a 30 amici, poi devo iniziare a cancellare qualcuno. Non vorrei cancellare proprio voi. Detto questo, avete visto il mio nuovo Entei? Sono molto figo con Entei? No, ragazzi, non è mio, vedete, cioè, era uno scherzo, stavo facendo finta di... Chi cavolo mi sta sfidando? Porca paletta! Ah, prima di continuare, una piccola informazione di servizio, lo sto dicendo in ogni video, perché mi piacerebbe tanto condividere con voi anche i momenti morti durante la settimana, per farci una risata, per condividerci una foto, per scriverci, per messaggiarci, per avere informazioni, per scambiarci informazioni sui giochi e sulle serie che stiamo facendo. Iscrivetevi al gruppo Telegram, non è come WhatsApp, ragazzi, identico, anzi forse occupa pure meno spazio sul cellulare di WhatsApp. C'è un gruppo pubblico che abbiamo creato lì, trovate il link in descrizione in ogni video. Quindi iscrivetevi al gruppo Telegram ed entriamo in contatto, stiamo insieme, condividiamo, soprattutto ora vengono le vacanze di Natale, potremo fare divertirci e fare bordello anche quando non siamo su YouTube. Quindi detto questo, io comincerei, innanzitutto mi prendo tutti i miei reward perché mi fa sempre... Oh, 150 smeraldi, mamma mia che belli! Qualcuno di voi, aspettate che ho la pagina di YouTube qui, Samuele Bigi, sì, Samuele Bigi, mi ha detto, apri Value Exchange, cosa? Cos'è? Interessantissimo, ma questo quando vale? Dalle 12.04 alle 12.07, scusate un attimo, dalle 12.04 alle 12.07, sono le 12 e 12 a casa mia. Perché questa cosa? Vabbè, in ogni caso, mi danno 10 caramelle rare. No, non mi interessa. Io prenderei questo qua per i safari. Questo degli incensi, ragazzi, 400 smeraldi. 2000. La madonna mia, che caspita. Meet condition to get rewards. Potrei anche prendere questo qui con il super biglietto. No, però, ragazzi, 2000 cristalli. Proprio me li dovete far spendere tutti così, no? Dunque, avete visto in alto? Sono arrivato quasi a 1 milione. Mamma mia. E qua 780. Sì, non dovrei utilizzarli un po' di più. Comunque, Samuele Bigi, sì, mi ha detto di cliccare challenge quando sono in città. E qual è il mondo che mi si doveva aprire? Perché mi si doveva aprire un mondo? Scusa Samuele, che cosa ho sbagliato? Forse sono nella città sbagliata. Proviamo ad andare nella città giusta. Allora, vediamo, andiamo qui, forza. Samuele, mi spieghi quale sarebbe il mondo che si doveva aprire? Perché qua non mi si apre un cazzo di mondo. Cioè, è tutto normale. Quindi, non ti so dire. Allora, che cosa vogliamo fare in questo video? Innanzitutto, non so se avete notato, sono passati un paio di eventi a cui io non sono riuscito a prendere una beneamata ceppa. Quindi c'era l'evento dei tacchini lì. Io penso che non ne abbia più di quella merda. Mi sa che me li hanno tolti tutti. Però potevate darmi qualcosa in cambio dei tacchini, porca paletta. Ecco, ce li ho ancora qui. Che cazzo me ne faccio? Li vendo. Che cazzo me ne faccio? 500 soldi di merda? No. Poi che quanti incensi ho? Perché, ragazzi, io volevo portarvi un episodio su Entei. Ma ho 4 incensi di questi qua. 10 wild moss to get around you. Ok, spero che si possano comprare gli incensi da qualche parte. Spero di sì.
Vediamo un attimo. Sì, costano 50 oppure 120 o addirittura 200 questi qui. Che non ho idea. Se non mi dite che cosa fanno, io non lo comprerò mai. Lux, Calm e Wit. Non ho idea di che, quale differenza ci sia. Se la sapete scrivetemelo nei commenti, se no dovrò comprarli e proverò. Io oggi voglio andare nel Safari. Ah, ma forse questo è il challenge che diceva Samuele Bigi. Vabbè, comunque. Andiamo nel Safari, ragazzi. Perché ho ben 4 biglietti di merda, 6 biglietti medi e 2 biglietti super avanzati. Allora, entro la fine del video andrò qui e cercherò di catturare 2 Pokémon di quelli super avanzati. Ma cominciamo, direi che questo cioè, mi fa catturare Pokémon di merda. Io comincerei con il catturare i Pokémon qui al centro del Safari. Questo, madonna ragazzi, se mi capita Rayquaza io spacco bottiglie e ammazzo famiglia. Ma se lo ammazzo poi mi incazzo di brutto, eh. Allora mi preparo la squadra per andare a caccia di Pokémon nel Safari. Ok, la mia squadra è pronta. Mi sono messo in squadra Bellossom, che ormai è il nostro Pokémon punta di diamante. Poi ho un Charmeleon, poi ho un Pikachu, poi ho un Pinsir, poi ho un Jigglypuff e un Koffing. La strategia è questa. Bellossom e Pikachu possono paralizzare, quindi dipende da che tipo di Pokémon ho contro. Se è un tipo di Pokémon coleottero, probabilmente userò Pikachu, altrimenti utilizzerò Bellossom. Per esempio, contro i Pokémon elettro, probabilmente Bellossom è più efficace. Charmeleon è semplicemente boccelo così, cioè tira mazzate. E Pinsir lo stesso, tira botte. Poi c'ho un Pokémon che mi addormenta, che mi ipnotizza, e l'altro che mi può avvelenare, che sarebbe Koffing. Io spero di riuscire a combinare cose buone. Innanzitutto, scusate, quante Pokéball ho? Allora, 8 Pokéball. No, signori, non facciamo i tirchi. Prendiamone una ventina. Tanto c'ho 1 milione quasi di soldi. Bye. Ok, grazie. E oh, finito una quest. Oh, grazie, dammi un po' di soldi. Mi recupero un po' di Pokéball, grazie. Oh, c'è la mail. Sì, claim soldi. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ho speso 30.000, me ne tornano indietro 40. Ma va bene così. Ok, andiamo in challenge e pronti per entrare nel Safari. Vi ho promesso, cominciamo da questi qua centrali e poi vediamo che cosa succede. Allora, sono nel Safari. Qua che cosa succede? Io devo utilizzare uno di questi biglietti per farmi spawnare un Pokémon. Qui non ho contratti. Però strano, dovevo averne vinto quello di Snorlax. Daily Pokédex. Ah, ok, questo mi fa vedere quello che c'è qui. Il Mart, se voglio comprare. Ok, cominciamo con un Pokémon di tipo Middle, che è venuta una cacatina. Va bene, andiamolo a sfidare. Vediamo chi tu sei, caro Pokémonino. Non so neanche il suo nome. Un Jumpluff. E che è sta roba? Vabbè, tu stunnalo. Dagli una stunnata. Lo teniamo un po' così sulle nostre spine. Se stunna, non ha effetto, ma io c'ho la soluzione. Vai Pikachu, scelgo te! Ok, ora ti posso... che cazzo quanto me meni però. Thunder Wave, forza. Stai buonino, stai buonino. Vai Pikachu. No! Cos'è sta mafia? Non mi fare ste cacate. Ma che cos'è sto Pokémon di merda? Ma che cazzo ho incontrato? No vabbè ragazzi, non ci posso credere. Un Pokémon di merda, una serie di palle appiccicate una con l'altra mi sta uccidendo Pikachu. Ma stiamo scherzando? Pikachu, ti vuoi svegliare? Pikachu, oh, si è svegliato. Ignora tutto, affanculo. Vuole pure un caffè Pikachu? Vai a cacca, ecco sì, me l'ha pure paralizzato. No, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, mi viene da far la stronzata. Allora, con Absorb gli faccio un cazzo di danno, cioè 5. Cioè, per buttarlo giusto a Pokémon ci metterò un anno. Potrei fargli un Petal Dance. Il problema è che poi me lo fa 2 volte di fila. No, è una mega stronzata, non la posso fare. Vediamo chi posso usare. Pinsir? Vediamo Pinsir che cosa gli combina a sto Pokémon. 4 palle si chiama. San Nicola, il patrono di Bari, lo chiamavano 3 palle. Questo si chiama 4 palle. Oh, finalmente un Pokémon decente che gli fa un po' di danno. Che cavolo, ci voleva Pinsir per fargli male. 79 li ha tolto 40. Ok, ora dobbiamo andarci calmini. State buoni. Ora andiamo di Bellossom, semplicemente. Ragazzi, vi sto facendo
Vi sto mostrando come catturo Pokémon in questo nel Safari e vi sto facendo vedere tutta la procedura, perché così iniziate, capite qual è il mio ragionamento. Io difficilmente fallisco, a meno che non sono proprio pirla, cioè che tipo mi rompo le palle, allora inizio a sparare mosse a cazzo. Ma se voi procedete in questo modo qui, anche nella costruzione della squadra, è difficile che il Pokémon poi vi scappi. Cioè lo portate, che ne so, paralizzato, quindi con uno stato alterato, a poca vita. E poi, a meno che il gioco non è stronzo, tipo che vi fa un critico all'ultimo, riuscite ad abbassargli molto la vita. Quindi io per esempio ora dovrei riuscire a portarlo a circa 4 di vita. Però il gioco potrebbe essere stronzo, quindi io gli faccio un altro attacco e poi basta. Gioco, non fare lo stronzo. Non ho fatto lo stronzo. 4 di vita, paralizzato. E ora andiamo di Pokéball. Andiamo di Pokéball e vediamo che cosa succede. Ok, è arrivato il momento, gli ho tirato 4 Pokéball, si sono aperte tutte e 4. Ora andiamo di Great Ball e dovremmo farcela, sperando che non mi fa usare la seconda Great Ball, perché non ne ho proprio voglia. Ok, 2. Ah, mi fa usare la seconda Great Ball sto Pokémon di merda, stronzo, maledizione, vai di Great Ball. Forse però potevo anche continuare di Pokéball. Il fatto è che nel Safari non so mai se sono Pokémon più rari del normale, e quindi c'è bisogno di tirargli più Pokéball in testa. Oh, benissimo. Quindi con 4 Pokéball e 2 Great Ball siamo riusciti a catturare sto Pokémon di merda. Però è un... cioè, cavolo, cioè, è un Pokémon perfetto per catturare. C'ha Sleep Powder, Poison Powder e Stun Spore. Cioè, ti addormenta, ti avvelena e ti paralizza. Bello, lo inserisco in squadra. Al posto di chi? Potrei... innanzitutto devo uscire, mi devo... Me li posso curare? No, quindi esco. Ecco cos'è sto Pokémon, ragazzi. La terza evoluzione di sta merdina qui, che io tra l'altro ho. Questa merdina si chiama... Hoppip, la terza evoluzione di Hoppip. Oh, benissimo, quindi Hoppip lo posso utilizzare come carne da macello per il mio scambio. Ok, allora, torniamo nel Safari e riproviamo con un biglietto di tipo intermedio. Vediamo che cosa ci viene fuori. Tanto Pokéball ne ho. Vediamo. No. 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 Perché? Perché mi viene fuori sta merda? È l'evoluzione di Furret. Ma che schifo. Com'è che si chiama sto schifo? Linoon. Ma dai, ma che schifo. Cioè, pensate che questo Pokémon fa così schifo che l'ho catturato con 3 Pokéball normali. E vabbè, però l'ho catturato solo perché è un Pokémon di livello di grado B. E lo posso, diciamo, la sua merda corrispondente, che è la pre-evoluzione, la posso scambiare. Quindi diciamo che mi serve comunque per completare il Pokédex, ragazzi. Per cui ho concesso al Pokémon di essere catturato, diciamola così, ecco. Però mi fa schifo. Beh ragazzi, ve l'avevo promesso, anche se ne ho fatti solo 2 di tipo intermedio, io vado sul tipo senior. Vediamo che cosa esce. Flareon! Flareon bello! Bello! Tu sei veramente bello! Speriamo che non mi fai un culo a quadrettone a Bellossom. Mamma mia quanto è bello! Questo mi piace un casino. Ok, non è Rayquaza, ma va bene. Piano... piano, no, non mi distruggere Bellossom. Paralizzato, ok. Ok, vediamo quanto gli faccio con un attacco di tipo normale. 13, può essere rischioso, perché sto Flareon mi fa tanto male. Allora mettiamo un Pikachu in campo, va? Sì, mettiamo Pikachu. O potrei mettere anche Charmeleon a subire un po' di colpi. Vediamo come va. Vediamo che... sti cazzi. No, 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 mettiamo Charmeleon. Charmeleon, ti pigli un po' di mazzate e poi lo terminiamo proprio tipo Terminator. Sì, mi mostri il culo. Vedi che Charmeleon è fedele solo a me. Mo questo mi mostra il culo. Viene da dove viene. Sti cazzi, quanto ti ha tolto? 44. Bella, bella. Tiragli un altro di questo. Non lo ammazzare. Ah, ok. Ah, era un critico. Ecco, però ragazzi, mo è uno stronzo questo gioco. Perché che cazzo gli faccio? Cioè è rischiosissimo. Se il critico gli ha potuto togliere 44, io gli tiro un'altra mossa, quello mi ammazza. Cioè, lo ammazzo in questo senso. Ecco, allora devo andare piano piano. Ti prego, fammi fare un'altra mossetta. No. Gli devo togliere meno di 20, ragazzi. È rischioso, ma provo con Pikachu. Pikachu, quick attack. No, ti prego. Ti prego. Poco. Poco. Vaffanculo! Vaffanculo, vaffanculo, gioco di merda, mi fai schifo, pezzo di merda schifoso, Pikachu del cazzo.
Ok ragazzi, sono incazzatissimo col gioco, vaffanculo, riproviamoci, speriamo che non mi fa sprecare l'ultimo biglietto e fammi capitare un riquasa a sto punto, cioè, visto che stiamo, senior, vediamo un po', che cos'è sto maialo? Mi è capitato il maialo ragazzi, maledizione, maledizione, il maialo mi è capitato. Allora, Grand Pig, però questo non mi ricordo che era proprio una merda, quindi potrebbe essere utile. Il problema è quel cazzo di Charmeleon, io lo devo togliere dalla squadra Charmeleon, perché mi ha sballato tutte le mosse dello scontro precedente. Prima mi fai 44, poi mi togli un cazzo, vaffanculo Charmeleon di merda. Tanto bello Bellossom che mi toglie sempre la stessa cosa, non ha tanto critico, bello tranquillo. E va bene ragazzi, quindi ora mi catturerò il maialo. Ragazzi, come prima. Allora, io fino al mo' gli ho tolto intorno ai 20-24. Tu non mi critti ora, vero? BOM! Grande Bellossomo, sei il solito affidabile. Charmeleon, sei un pezzo di merda schifoso. Pezzo di merda, ti ammazzerò. Quindi, ragazzi, questo è un Pokémon psico. Bello, molto 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 interessante. Ed è un Pokémon di grado A. Quindi ci sarà molto utile in squadra. Ora me lo catturo. Minchia ragazzi, non volevo entrare, le ho usato tipo 6-7 Pokéball normali e 2 Great Ball. Porca miseria, c'aveva solo 6 di vita ed era pure paralizzato. Ma vaffanchiappola. Ragazzi, io voglio, prima di chiudere, voglio fare un altro tentativo con il biglietto intermedio. Magari mi capita un Blastoise, una cosa figa così, cioè, figo, no? Momento verità, vediamo che cosa mi capita. Piplup! Non è proprio quello che volevo, ma può essere carino. Dai, 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 catturiamoci sto Piplup. Sarà un po' difficile paralizzarlo. Proviamo se funziona, innanzitutto. Se no utilizzerò il mio nuovissimo Pokémon, quello che ho catturato prima, per paralizzarlo. Ecco, non ha funzionato un cazzo. Allora, vieni qua tu. Tu dovresti essere super in grado di addormentarlo, avvelenarlo, fargli qualcosa. Il Pokémon 4 palle. No, ma che cazzo, me l'ha paralizzato, porca miseria. Ma scusami, non avevi delle mosse diverse? No ragazzi, vi ricordate che aveva mosse diverse? Non mi dite che cambia in virtù di chi cazzo c'ha di fronte. No vabbè ragazzi. No, ma che Pokémon è? Ma cosa? Io mo che cazzo gli racconto a sto Piplup? Vabbè, proviamo con l'avvelenamento. Boh, potrebbe essere utile. Che dite? Avveleniamo, dai, vediamo che succede. Smoggamelo! Vai, smog! Boom! Ehi, calmino, stai calmino, Piplup del cazzo. Ok, ok. In teoria, ora stiamo tranquilli. Vediamo un po' con il mio Bellossom. No, vabbè, ragazzi, ma perché mi ha cambiato le mosse? Sì, mi ha paralizzato Bellossom questo stronzo. Allora, fagli un assorbimento delicatino, piano pian pianino. Ok, ma scusa, quello è avvelenato. Ecco, ok. Sentite, io inizio a tirargli Pokéball, perché questo pian piano poi gli scende l'avvelenamento. Iniziamo a vedere di catturarlo. Su, dai, su via. 8 di vita, avvelenato, 2 Pokéball tirate e una Great Ball. Dovresti entrare, signorino, perché sennò poi mi muori. Dovresti entrare. Cioè, ora ti conviene veramente entrare. Sì, sì, preso, preso, preso. Sì, 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 sì. Grandissimo Piplup. No, Minun. Vabbè, là stiamo, ragazzi. È piccolino, è argente, è dorato, è carino. Va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Non piangete. Non piangete perché la settimana prossima ritorniamo sempre qui, sabato alle 18:30, con un altro video di Hey Monster. Io vi ringrazio per la visione. Se siete arrivati a vedere il video fin qui, scrivete nei commenti hashtag Safari ti odio. Anzi, Charmeleon de merda. Charmeleon de merda con due M. Charmeleon de merda alla romana. Perché chi cazzo sei? Perché mi gira intorno sto qui? Comunque sì, perché veramente Charmeleon mi ha inchiappettato completamente. Vaporeon, no, Flareon. Potevo avere un Flareon di più e invece ce n'è uno di meno per colpa di Charmeleon. Quella è la gelosia, perché era un altro Pokémon fuoco. Lo so che è colpa tua, Charmeleon. Ci vediamo comunque la settimana prossima. Grazie della visione e domani non vi perdete l'episodio di Ark. Ciao a tutti.